30 giugno il Consiglio regionale ha svolto il dibattito generale sul futuro dell'ospedale Gradenigo. È iniziato l'illustrazione degli oltre 200 emendamenti presentati al provvedimento. Il dibattito proseguirà nella prossima seduta. L'Assemblea legislativa ha poi approvato all'unanimità tre ordini del giorno, che impegnano la Giunta a intervenire per tutelare i pendolari dell'alta velocità Torino-Milano, su cui Trenitalia ha introdotto nuovi aumenti e l'obbligo di prenotazione. La Commissione Trasporti ha approvato in sede legislativa all'unanimità la legge che modifica la normativa sul trasporto pubblico non di linea per contrastare l'abusivismo, con riferimento ai sistemi di prenotazione online tipo Uber. Anche la Consulta Giovani promuove il primo Festival Internazionale delle Scuole d'Arte e Design, dedicato per questa prima edizione al tema Il senso del corpo. L'evento è organizzato a Torino dall'Albertina e vi partecipano oltre 60 accademie da tutto il mondo. Più di 70.000 persone hanno partecipato al Torino Pride. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 20 città italiane per una mobilitazione nazionale che rivendica diritti e uguaglianza per tutti. È uscito il numero 2 del 2015 di Notizie, il magazine della Regione Piemonte. La pubblicazione è sfogliabile dal sito www.cr.piemonte.it e anche su medium.com, la piattaforma che permette di pubblicare articoli e riviste con un forte grado di interazione. Come ogni anno, il Consiglio regionale è presente al Col dell'Is per le celebrazioni di ricordo della strage del 2 luglio 1944, nella quale persero la vita 33 giovani, e di tutte le vittime delle vallate torinesi nei 20 mesi della guerra di liberazione. Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation, ha aperto a Torino i lavori del Master in Management del Software Libero. Ha inoltre preso il via il ciclo di incontri sugli Open Data con il primo appuntamento di ICT Per, ciclo di conferenze organizzata dal CSI.